L'assessore regionale Stefano Cuoffo a Pontedera, invitato da Pontlab per un incontro sulla sinergia, sull'importanza della sinergia tra istituzioni, aziende, centri di ricerca universitaria, appunto Pontlab. Il valore di uno sviluppo territoriale collaborativo è il titolo dell'incontro che si è svolto nei locali del Museo Piaggio, appunto a Pontedera. Quello di oggi è parte di un percorso di conoscenza reciproca, di approfondimento da parte mia, soprattutto per comprendere con un contatto diretto, con un confronto diretto lo stato dell'arte, le condizioni, le grandi opportunità che posso fortunatamente rilevare e condividere delle strategie. Abbiamo insieme il compito di costruire una visione ed un progetto vero di sviluppo della nostra economia. Passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze, da queste dobbiamo partire. Ed è indubbio che l'Interland di Pisa, così come lo ha definito nella sua presentazione il Presidente, è un territorio fervido, vivo, attento, con presenze radicate, consolidate di tante competenze, di tante professionalità. Parto da Pontlab come punto e spunto di esplorazione, ma sono certo che questo vuole segnare anche un modello, un'idea della quale siamo estremamente convinti. Il nostro ruolo è creare una cerniera, una saldatura fra mondo universitario, ricerca, formazione, mondo dell'impresa e istituzioni. Mettere insieme con efficacia le nostre attitudini migliori, le nostre risorse e far sì che questo diventi un reciproco vantaggio. Il nuovo codice degli appalti, cosa cambia? Il titolo di un workshop organizzato tra gli altri da Confcooperative, c'era anche l'assessore Bugli per la Regione Toscana. Intanto in Regione Toscana cosa cambia? Cambia tutto, nel senso è una normativa di riforma degli appalti. Fortunatamente è una normativa che ha scritto poca norma e ha lasciato a 50, fra decreti attuativi, linee guida dell'ANAC, eccetera, le parti attuative, ed è quindi più facile modificarla nel tempo laddove sorgessero dei problemi. È una buona norma, io credo, che sostanzialmente tiene conto della necessità di avere una maggiore qualità degli appalti attraverso anche una concentrazione delle stazioni appaltanti, che quelle più grosse, 35 massimo in tutta Italia, sono soggetti aggregatori, cioè sono vere stazioni appaltanti per la regione Toscana, per esempio, è uno di questi che si avvale di due bracci operativi, l'Ester per gli acquisti in sanità e il consorzio per gli acquisti energetici, e qualifica però anche tutto il resto delle stazioni appaltanti. Un comune che per esempio non avesse la qualifica, e ora uno dei DPCM, proprio quello in emanazione, si preoccuperà di vedere a chi e in che maniera, con che presupposti deve essere data la qualifica di stazione appaltante, non può più fare appalti. Noi abbiamo messo entusiasmo proprio anche nel diventare stazione appaltante, da un lato per favorire il più possibile i comuni, anche attraverso una loro aggregazione, per diventare vere e qualificate stazioni appaltanti, e dall'altro anche, siccome noi conosciamo le maglie del territorio, come si sono sviluppati nel tempo gli appalti, tra i quali quello di servizi, che è l'oggetto principale della riunione di stamani, hanno fatto crescere un tessuto di piccole imprese, di cooperative, che indubbiamente devono trovare una possibilità di gareggiare in questa nuova normativa. Si conclude la stagione artistica al Teatro Verdi a Pisa con un bell'incontro molto partecipato.
Giuseppe Toscana, presidente del Teatro Verdi, e si guarda ovviamente al futuro, c'è anche la presentazione delle prossime stagioni, ma intanto un bilancio dell'annata dell'attività di in questo anno. L'anno che è passato è stato un anno straordinario, come anche gli altri che l'hanno preceduto, quindi siamo molto contenti dei risultati. Risultati di pubblico soprattutto, perché abbiamo riempito il teatro come al solito in quasi tutte le occasioni. Quindi siamo molto felici di questo e speriamo che il trend continui, anche se pensare alle stagioni teatrali di questi tempi è un azzardo, perché è grazia ricevuta se riusciamo a progettarne una, perché i finanziamenti pubblici sui quali si regge un teatro sono assolutamente incerti nel quantum. Quindi io non so cosa riusciremo a fare, ma sicuramente qualcosa ve la presenteremo. E speriamo che sia una cosa gradita soprattutto al pubblico e che nello stesso tempo possa veramente essere un'offerta culturale per la città, nella logica, che io ripeto sempre, di pensare che il Teatro Verdi è un teatro di rete del più vasto teatro dell'area vasta, diciamo pisana, ma della costa, perché la forza del futuro sta nel fare rete con i teatri della costa. Io credo e spero che venga un giorno che queste presentazioni le possiamo fare per tutti i teatri, per Lucca, per Pisa, per Livorno, per Torre del Lago, tutti insieme, che si possa fare massa e forza per un'offerta artistica eccezionale. Bilancio invece economico del teatro. Il bilancio è andato benissimo e malissimo, nel senso malissimo perché abbiamo chiuso con meno 62-63 mila euro, ma benissimo perché questo meno 62 non è legato a errori di progettazione nostra o perché abbiamo speso male, ma perché a settembre dell'anno scorso abbiamo appreso che avevamo avuto tagli ministeriali per 180 mila euro. Aver chiuso a meno 60 credo che sia uno dei migliori bilanci che si potesse offrire alla città. Torna a Pontedera il festival Sette Soci, Sette Luas, il festival è giunto ormai alla sua 24esima edizione, la prima serata con spettacoli è fissata per giovedì 14 luglio, ma Assessore Liviana Canovai, c'è una sorta di anteprima il giorno prima, che cosa accadrà? Sì, quest'anno il festival avrà veramente molti eventi e tante occasioni per portare veramente nel nostro territorio il festival con la sua caratteristica di internazionalità. Dico, come sappiamo, il Festival Sette Sois è nato per promuovere la cultura lusitana partendo dal Portogallo ed è diventato negli anni un evento ed è diventato negli anni una realtà importante per il bacino del Mediterraneo e non solo. Quindi quest'anno noi nel mese di luglio, come tutti gli anni passati, vi sarà l'edizione in contemporanea anche con altre città del festival. Le città del festival sono 11 paesi e 30 città, quindi una realtà internazionale di grandissimo respiro culturale. Ed è vorrei sottolineare che quest'anno, oltre al tradizionale momento, no, di musica, vi saranno anche altri momenti per portare, per far sì che la cultura possa essere una cultura a tutto tondo. Infatti vi saranno vari appuntamenti anche di tipo gastronomico, no? Quindi con la possibilità di da parte di chef, no? del mondo lusitano, cioè del mondo appunto a cui appartengono le città, far conoscere i piatti in questo discorso relativo alla cultura. Allora, gli incontri, un'altra cosa da sottolineare, è il fatto che avremo gli incontri, gli eventi si svolgeranno al Centrum Sette Sois, ma anche a Monte Castello e anche quest'anno al centro di Pontedera, perché l'ultimo evento, il 22, si svolgerà in piazza Cavour, quindi proprio per coinvolgere ancora di più proprio tutta la città in questo evento che è nazionale ma è soprattutto internazionale.
È innegabile che nel giorno della presentazione di 6 nuovi acquisti è piombata come un fulmine a ciel sereno in città la notizia della decisione della Covisoc di escludere provvisoriamente il Pisa dal prossimo campionato per un vizio di forma o comunque di una procedura non rispettata nella consegna della fiduzione assicurativa. Tra poco sentiremo l'intervista realizzata al presidente Fabio Petroni, che parla di un affiancamento di una fiduzione bancaria di 800.000 euro, per certi versi facendo capire che qualche problema c'è nella prima presentata, e si ipotizza anche che ci siano un punto, forse qualcosa di più, di penalizzazione per non aver consegnato in tempo i documenti con la piena regolarità. Comunque vedremo, venerdì alle 19 c'è lo stop di tutto e vedremo poi cosa deciderà la Covisoc. Intanto sentiamo Petroni, che comunque al nostro microfono si è dichiarato molto ottimista. Il Pisa, come altre società di Lega Pro, hanno chiesto una fideiussione assicurativa come le norme consentono. Una fideiussione per noi regolare, e quindi contesteremo quello che la Covisoc ha affermato, cioè che ci siano delle irregolarità. Però parallelamente forniremo una nuova fideiussione in modo di evitare qualunque tipo di problema. Siamo sicuri che disputeremo il campionato di Serie B avvalendoci della prima fideiussione presentata. Quindi il 15 comunque i tifosi possono stare tranquilli, il Pisa il prossimo anno farà il campionato di Serie B, presidente? Noi abbiamo lavorato oggi per evitare che questo fulmine al ciel sereno abbia ripercussioni. Siamo certi, come è stato in passato, di riuscire a garantire quello che è giusto, cioè la partecipazione del Pisa. Cosa vi contesta la Covisoc? La Covisoc contesta il fatto che non gli sia arrivata conferma dall'ente di vigilanza della esistenza di questa fideiussione. Ma l'ente di vigilanza non deve verificare la fideiussione, deve verificare se la società di assicurazioni è iscritta, e la società di assicurazioni è iscritta. Quindi si tratta di un mero formalismo che andremo a superare in sede di dibattimento. Ricordando per ultimo in maniera molto analitica chi sono i 6 giocatori presentati al B&B: Samir Wicani, il portiere; Gennaro Scognamiglio, il difensore, che l'anno scorso giocava nel Trapani; Alessandro Longhi, che arriva dal Sassuolo; poi Dario Del Fabbro, che arriva dal Cagliari ma l'anno scorso era ad Ascoli; poi il talento Santiago Colombatto, anche lui dal Cagliari, mentre Massimiliano Gatto, fratello di Gatto, di Leonardo, che ha giocato nel Pisa, che l'anno scorso ha giocato nella Provercelli.